quanto riguarda la fase difensiva, dopo noi siamo un po' particolari, nel senso che giochiamo a zona normalmente e anche sulle palle inattive difendiamo a zona. Questo indipendentemente dall'avversario. Abbiamo deciso di fare così perché questo sistema di posizionarsi in campo coinvolge tutti i giocatori in ogni momento, perché tutti, a seconda di come vengono battute le punizioni dagli avversari, sanno che sono coinvolti nell'azione e quindi anche non c'è scarico di responsabilità sull'uomo da marcare. Ecco, quindi da un punto di vista didattico, per la mia esperienza, vedo che i ragazzi interpretano molto bene questo modo e sono coinvolti e responsabili in quello che fanno. Anche qui però chiaramente serve molta esercitazione, perché improvvisare non si può e bisogna mettere i ragazzi nelle condizioni di essere gratificati da quello che fanno. Quindi quando vedono che la disposizione in campo dà delle soddisfazioni dal punto di vista poi della gestione della partita, sono gratificati e più sono convinti di quello che fanno, chiaramente più lo interpretano nel modo migliore. Usare una disposizione a zona sulle palle inattive è in questo caso una scelta soggettiva, nel senso che non abbiamo disposizioni diciamo di società che ci impongono di giocare così, è una scelta soggettiva. Nel caso mio è nata anche in maniera abbastanza casuale, perché un anno avevamo dei ragazzi in difficoltà dal punto di vista fisico e quindi abbiamo adottato questo sistema di gioco, questo sistema di posizionamento sulle palle inattive, che consente un aiuto reciproco che a volte sopperisce anche le carenze di difficoltà fisica, di statura. Ecco. Chiaramente improvvisare non si può, quindi questo prevede che durante gli allenamenti normali venga seguita tutta la didattica poi del gioco a zona, per cui tutti i modi di allenare il gioco a zona, tenere in considerazione la palla, perché chiaramente noi non abbiamo il contatto fisico con l'uomo, ma guardiamo la palla, ci posizioniamo tra avversario e porta per poter difendere, quindi tutta una serie di allenamenti che portano poi al culmine, perché la palla inattiva credo che sia uno degli ultimi elementi che bisogna allenare, porta poi anche ad avere delle buone sicurezze su questo tipo di fondamentale. Adesso in poche parole è difficile spiegare, perché la didattica del gioco a zona non è semplice, però diciamo che noi ci posizioniamo in modo tale da poter andare ad attaccare sempre la palla e quindi di non considerare sostanzialmente quanti avversari entrano in area per colpire la palla. Questo è noi, la disposizione nostra è indipendente da questo tipo di situazione. Una cosa molto importante è però avere le basi, perché i ragazzi devono avere tutte le conoscenze individuali del gioco a zona. Poi l'applicazione della tattica di squadra da parte del tecnico diventa, come dire, molto soggettiva ed ogni ragazzo si adatterà poi alle esigenze del proprio allenatore. Ma quello che ci preme, ed è quello che noi facciamo nel nostro settore giovanile, è dare a tutti i ragazzi tutte le conoscenze dal punto di vista individuale. Infatti noi adottiamo praticamente tutti il sistema di gioco a zona, ma non abbiamo indicazioni sul modulo da usare. Per cui a seconda dei ragazzi che abbiamo, cerchiamo di usare un modulo che li metta nelle condizioni di esprimersi al meglio. Per cui può essere che l'allenatore dei giovanissimi gioca con 4 difensori e l'allenatore degli allievi gioca con 3. Questo fa parte della soggettività, invece tutte le conoscenze individuali per poter muoversi bene in campo, stare bene in campo in relazione agli avversari, alla palla e ai compagni, queste devono essere delle conoscenze comuni che ci trasmettiamo da quando vengono i bambini da noi, dunque dalla nostra squadretta più piccola, fino poi al completamento della formazione del giocatore, che è con l'annata primavera.